In Texas, Romeo Nance, 23 anni, ha posto fine alla sua fuga suicidandosi con un colpo di pistola dopo essere stato inseguito dalla polizia. La notizia è stata confermata attraverso la pagina Facebook delle forze dell'ordine coinvolte nell'operazione. Nance aveva lasciato dietro di sé una scia di terrore uccidendo 8 persone legate alla stessa famiglia nella cittadina di Joliet, Illinois. Le vittime sono state trovate senza vita in 3 diverse case. La sua furia omicida è stata descritta come una delle peggiori scene del crimine dal capo della polizia locale Bill Evans. Il giovane assassino era in libertà vigilata, avendo già sparato una donna l'anno precedente. Alcune indiscrezioni suggeriscono che Nance conoscesse i membri della famiglia sterminata. L'allarme è scattato in seguito a una telefonata anonima che segnalava sparatorie, portando la polizia a scoprire i corpi delle vittime. L'autopsia sarà necessaria per determinare l'orario esatto dei decessi. Nance è fuggito a bordo di una Toyota rossa. Era stato segnalato il giorno prima in altre sparatorie, una delle quali aveva causato la morte di un uomo originario della Nigeria. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il giovane a compiere tale strage.